Salve a tutte e tutti, come va? Spero proprio bene. Oggi abbiamo, non mi ricordo, oggi è mercoledì 28 gennaio e sono le 18:28 di quest'anno 2015. Allora, perché faccio questo video? Magari perché faccio tutti i video. Vabbè, ma questo è un video speciale. Infatti, giovedì, venerdì, sabato, domenica, sabato e mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Sarebbe 28 più 3. 29, 30, credo che abbia 31 questo mese. Comunque questo sabato è il compleanno, me l'ho scritto perché io i nomi me li scordo tutti, è il compleanno del nostro amico Tommaso. Tommaso compie gli anni e dovrebbe compiere 23 anni. 24, non so se mi ha detto che ha 23 anni, allora ne compie 24 questo sabato 31 di gennaio. Il nostro amico, che mi segue moltissimo e che io ringrazio vivamente, grazie Tommaso per seguirmi così tanto, con tanto interesse, e io spero di contraccambiare questo tuo interesse. Questo sabato 31 di gennaio, dicevo, è il suo onomastico, compie gli anni, il suo anniversario. E il nostro amico in YouTube ha un canale e un account che è DRNIDROB, DRNIDROB, che deve essere un acronimo. E poi magari Tommaso mi spieghi che significa, però... ecco qua, perché ho anche scritto i codici dell'ascia di Samsung Galaxy. Si scrive così, si scriverebbe così: DRNIDROB, DRNIDROB. Non so se si vede. Allora faccio questo breve video. DRNIDROB Tommaso, ti auguro che tu hai 23 o i 24 anni, tu li possa compiere bene, che il tuo compleanno sia bellissimo, che ti possano regalare tutto quello che tu vorresti avere per regalo, che tu lo possa passare con i tuoi parenti, familiari, amici, vicini di casa, conoscenti, che tu sia felice. Beh, io gli anni li ho già compiuti, il 26 gennaio ho fatto 46 anni, quindi, come dire, che guarda che casualità che ho il doppio degli anni tuoi, 46, 23 o 24. Beh, allora sarebbe un po' meno del doppio, sono già più giovane, di un anno. Quindi, come dire, e poi se vorrai propormi degli argomenti. Io sono sempre qua che giro dei video per compartire i miei interessi con tutti voi. Poi, come vedrete nella descrizione del mio canale di YouTube, io sono disoccupato. Mi sarebbe sempre piaciuto essere scrittore fin dall'età di 12 anni, però il fatto che è difficile trovare un editore che ti pubblichi mi ha sempre molto scoraggiato. Allora pensavo, l'ho pensato dal 2013, dal 7 febbraio, infatti il 7 febbraio che viene compie 2 anni il mio canale di YouTube e devo fare un video anniversario. Ma io pensavo, magari mi metto in YouTube e invece di scrivere racconto le mie storie, come in parte ho fatto fino adesso, in modo che magari ti pagano, ti finanziano con gli ascolti. Però, come dire, a 2 anni
Che dovrò ricordare di tutta questa esperienza nell'onomastico della fondazione del canale di YouTube Santen Chan è che non è che è facile che ti arrivino a dare 100 dollari così perché sì. Io ho girato quasi 500 video e ancora non ho raggiunto nessuna monetizzazione dei video. È più facile che tu possa richiedere la monetizzazione, però non è facile che ti monetizzino i video, che ti li paghino. Però stiamo desviando e io, caro Tommaso, ancora una volta dedico a te, a che tu possa avere un buon compleanno questo video. E forse vi starete chiedendo: ma perché mercoledì fa il video per desiderargli a Tommaso un buon compleanno? Beh, innanzitutto perché a volte è meglio prima che tardi, poi perché così lo potrai rivedere più volte, magari durante la festa di compleanno. E non soltanto questo, perché io non so se da qui a venerdì o sabato starò occupato, o magari me lo scordo pure di fare il video e quindi faccio una figuraccia, ma perché caricandolo prima magari quel giorno sarà occupato con il festeggiamento, magari il giorno prima se lo carico poi è troppo tardi per vederlo, e quindi prima di venerdì e giovedì. Allora, visto che già mi trovo a mercoledì, lo carico oggi, magari sarà visibile domani, giovedì. Quindi fra giovedì e sabato ci sarà tutto il tempo di vederlo. Invece se lo carico giusto il giorno del sabato, magari non è, lo carico tardi e quindi non sarà disponibile il sabato. Arriverebbe tardi. Se lo carico il venerdì, lo stesso. Magari c'ho tempo di notte di caricarlo e quindi già stiamo a sabato. Allora, siccome adesso sono le niente poco di meno che le 18:48, lo carico adesso, magari sarà disponibile alle 20 o alle 21. Beh, veramente se gli do una piccola edizione a questo video fra mezz'ora e poi mezz'ora per caricarlo, 40 minuti perché c'ho banda larga però di 2 megabit, e quindi fa conto 8 8 e mezza già si può vedere. Quindi se non si vede stasera, si vede domani la mattina, già di giovedì. Mi sono dilungato un po' troppo, però ecco, io volevo cantarti una canzoncina, però anni fa, 2 anni fa, ho cantato il jingle di Natale e me l'hanno fatto cancellare la traccia audio, quindi non si sente nulla. Quindi, come dire, fa conto che io ti ho cantato la canzone di buon compleanno, perché se no con i diritti d'autore di YouTube ti cancellano ogni pista audio, incluso quando tu suoni o canti qualcosa. Purtroppo io non ho capito come aggirare questo inconveniente che c'ha YouTube. Forse dovrei caricare i video in Dailymotion o in Vimeo, che lì puoi cantare, puoi suonare uno strumento musicale, che non ti romperò le scatole con i diritti d'autore. Comunque mi raccomando, Francesco, buon compleanno. Sei ancora molto giovane, quindi mi raccomando, devi avere dei progetti, devi avere degli interessi. Ti consiglio di leggere molto, di fare dei bei video, perché il mondo della comunicazione passa anche per i video. E quindi ti auguro ogni bene, ogni felicità, e poi magari se vorrai rispondermi con dei video blog filmandoti, poi se vuoi rispondere a qualche video mio, metti il link del tuo video come risposta, perché mi piacerebbe avere delle video risposte dalla gente, e questo vale anche per tutti quelli che ci guardano, non solo per te, Tommaso. Però allora, buon compleanno e da presto, e grazie per tutti i tuoi apprezzamenti sui miei video. Ti ringrazio e mi motivi molto.
Ciao ciao, buon compleanno, spero di non averti annoiato con questo video. E poi mi raccomando, guarda tutti i miei video, tutti quelli che puoi guardare e quelli che ti piacciono, vota mi piace, metti like e magari commentali e mettili fra i favoriti del tuo canale. Questo mi aiuterà probabilmente a che YouTube prima o poi mi inizi a pagare perché sono disoccupato. Allora ti ringrazio di tutto, buon compleanno di nuovo e a presto, amico. Ciao.